Salve ragazzi, benvenuti sul canale Opinione di Luzio. Oggi ho appena notato una notizia sul telegiornale che c'è questo testa a testa tra Romney e Obama. Logicamente tutti e due si sfidano colpi di ascia su due temi centrali, quello di far diminuire la povertà e di far diminuire il tasso di disoccupazione, dove vediamo uno come Obama, che logicamente può essere, facendo un riferimento, diciamo un parallelismo allo stile italiano, un po' da bersaniano, logicamente, cioè vuole far, dicendo, cercherà di far diminuire il tasso di disoccupazione. È un Romney che sfida il nostro grande Obama nella modalità della berlusconiano, del nostro berlusconiano, insomma. Che il Berlusconi cosa faceva quando si è lanciato nel mondo della politica come partito, quando era Forza Italia? Faceva i manifesti, darò un milione di posti di lavoro. Romney, lui lo batte così a Obama, promettendo 12 milioni di posti di lavoro. Beh, dico lei un po', direi a Romney, se ho la possibilità di parlarci e me la date, ragazzi, ci vado. Sei un pochettino allargato. L'Italia c'ha 60 milioni di abitanti, quindi Berlusconi è stato anche un pochettino un po' più ristretto, un milione, giusto? Tu ce n'hai 300 milioni, dovevi dire 5 milioni, se volevi essere proprio un bel berlusconiano convinto, 5, ok? La matematica non è un'opinione. Tu hai esagerato un po' con le cifre, ti sei allargato un tantinello, cioè 12 milioni di posti di lavoro, cioè la disoccupazione ovviamente non ci sarà più quando metti il governo, cioè se uno fa un attimino una botta dei conti che la disoccupazione è tipo il 10-12%, tu l'annulli, cacchio, sei un mago. E quindi io prendo la cittadinanza americana domani mattina e ti voto, e sono convinto che a Berlusconi questa cosa gli è andata bene in Italia. Adesso gli va un po' malino, però logicamente adesso lui non si candida più, ormai è a posto, insomma. Te magari adesso vuoi, se la tua prima candidatura te la puoi giocare sta carta, insomma, fai bene a giocare, perché Berlusconi ha portato fortuna. E io sono convinto, ragazzi, state su questo canale, guardate questa notizia tra 3 giorni, per me Romney sul filo di lana come Berlusconi vince le elezioni, magari con il 51%, ma io, guardi, me lo sento, sono intuitivo, Romney vince per un ciuffo di voti. E forse questo aver copiato Berlusconi sulla campagna del 12 milioni di posti di lavoro sarà vincente. Però mi dispiace, sempre forse perché magari è a filo diretto con Berlusconi, non gli sta simpatici gli agnelliani, perché ha detto la Chrysler, che naturalmente è anche di proprietà della Fiat, ha detto per far crescere la produttività della Chrysler manderemo gli stabilimenti di produzione in Cina. Logicamente forse magari stanno i simpatici cinesi che lavorano fitto e rompono i coglioni poco, non lo so, insomma. Lui dice 12 milioni di posti di lavoro, già provo la produzione di una ditta grossa, la vuole spostare in Cina, anche qui c'è un po' di incoerenza. Speriamo che non la notino, Romney, mi raccomando, non la far notare, metti più cartelloni possibile stanotte sui 12 milioni, che è una botta di vita quella, A Berlusconi, ragazzi, gli ha fatto vincere subito le elezioni, de botte chioppo, Per me te ce la fai, Romney. Quel povero Obama, che però logicamente viene dai quartieri infimi di Chicago, sai, la figura che lui viene dalla povertà e che quindi possa capire i problemi dei poveri, magari fa sì che logicamente te va tosta, insomma, batterlo sul tema della povertà e della disoccupazione, perché lui logicamente sai benissimo da che quartieri vieni. Tu purtroppo, Romney, questa estrazione di provenienza non ce l'hai. Stai a giocare con i manifestoni, ok? Un po' lo fanno anche gli islamici, questi bei manifestoni grossi con gli slogan. E l'ha fatto Berlusconi, è andata bene. Per me ti andrà bene, Romney, sono convinto. Comunque io metterei un po' più in basso. Non so voi ragazzi se notate questa somiglianza dello slogan dei posti di lavoro, e se per voi a livello matematico anche per voi non vi riportano i conti. Vorrei una vostra opinione. Naturalmente in bocca al lupo, Romney. Mi dispiace Obama, ma perderai queste elezioni, mi dispiace dirtelo. Sarà per un'altra volta, tanto Obama mai governato 4 anni, ci avrà un vitalizio, voglio dire. La cassa l'hai fatta al partito, hai fatto più di 1 miliardo. Romney più o meno è stato qualche lira in meno, più sotto, ma via, dai. Non dovrete morire di fame nei prossimi anni, insomma, ragazzi. Ecco, per voi la crisi, logicamente state tranquilli che non vi succederà nulla.
Siamo sempre a Senigallia, ragazzi, arrivederci.